Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarro Vidol, bentornati sul mio canale per l'ultima parte della card review di Hearthstone Rise of Shadow, l'ascesa delle ombre. State arrivate tutte le carte, il video doveva uscire ieri ma ahimè non ho avuto il tempo di farlo, proprio motivi familiari che non mi sto neanche a dire. Quindi lo farò oggi, ci sono molte carte, quindi andrò molto veloce su certe carte e mi soffermerò su poche. Quindi partiamo dalla prima, Nine Lives, epica dell'Hunter, 3 mana. Discover un friendly Death Rattle minion che è morto durante la partita e triggerane il Death Rattle. Come funziona? Abbiamo morto un Death Rattle, attivate questa carta, ve ne fa discoverare fino a 3. Quello che discoverate, ve lo aggiunge la mano e vi fa triggerare il Death Rattle. Avendo visto molte carte che stanno uscendo per l'Hunter, potremmo giocare una specie di Death Rattle Mech Hunter. Con questa carta qua discoverata nuova leggendaria porta un minion dalla mano, il minion dalla mano triggera il Death Rattle. Ed è un bel da farsi. Tanta roba, carina, penso che vedrà parecchio gioco. Andando avanti, Shimmer... Perché così? Questa qua. Dimensional Reaper. Rara del Warrior, 10 mana, pesantissima. Summona due copie dello stesso minion dal mazzo. Big Warrior, Recruit Warrior. L'ultima espansione non ha funzionato più di tanto. Ora con molte carte che ruotano via, penso che funzionerà ancora meno. Magari ora come ora non sarà un deck fantastico, forse in futuro potrà far qualcosa. Shimmerfly, 1 mana, 1-1 dell'Hunter, rara. Death Rattle, aggiunge una random spell dell'Hunter alla tua mano. Praticamente questo è l'incrocio tra Web Spinner e Bubbling Book, come se avessero avuto un figlio. Direi che per Hunter è perfetta, visto che molti drop 1 mana se ne vanno via, tipo la Dire Maul, la Firefly, quindi l'Hunter ha bisogno di qualcosa insieme alla Spring Po e Shimmerfly direi che vada più che bene. Un umano, un 1 bestia, quindi può anche funzionare per l'arma a turno 2, e in più al Death Rattle aggiunge una spell dell'Hunter. Quindi tanta roba per un umano. Archivista Elisiana, leggendario neutrale, 8 mana, 7-7, Battlecry, discovera 5 carte, rimpiazza il tuo deck con due copie di ognuna di essa. Come funziona? Se voi giocate questa carta che avete ancora un mazzo, il vostro mazzo scomparirà, avrete 10 carte nel mazzo che sono 5, 2 per tipo. Se invece la giocate in fatigue che avete 0 carte nel mazzo, avete un mazzo di 10 carte. Carta buona per i mazzi control, direi che è buona contro, con control contro control. Se tu la giochi e il tuo avversario no, automaticamente vincerai in fatigue perché la ritardi di 10 turni e avrai anche 10 carte da giocare. Quindi carta carina per i control ma non di più. Henchklang Hug, 4 mana, 3-3, Battlecry, summona 2 Amalgam 1-1 con tutti i minion type. Cosa vuol dire con tutti i minion type? È come l'Amalgam 3-4, che c'è scritto All sotto. Su qua spawnerà degli 1-1 che sono All. Carino per token, carino per magari qualche variante Zoo. Vorrei dire buono per qualche mazzo mech che magnetizza, però non mi fa impazzire come cosa. Fondamentalmente un 4 mana 5-5 diviso e col fatto che sono all può essere giocato magari in qualche mazzo Murloc, visto che i Murloc sembra che stiano acquistando parecchio con questa espansione. Quindi carta caruccia per un archetipo preciso, ma non forse da buttare così a caso in un mazzo. Exotic Mount Seller, 7 mana 5-8, costosina. Quando casti una spell, summona una bestia che costa 3 mana. Allora è vero, il costo è alto, ma quello che ti viene fuori molte volte è buono. Se guardiamo le bestie che ci sono attualmente nello standard dopo che rooteranno via questa espansione, le bestie a 3 mana sono bene o male tutte buone. Quindi questa qua potrebbe essere la classica carta che buttata a turno 10 insieme a 3 spell ti riempa la board di roba mediamente grossa, considerando che c'è King Mukla, la 3-5 che ti fa 5 danni quando la cadi, la Pantera 4-2, il Bear 3-3 Taunt, ce n'è di roba caruccia. Quindi non penso sia una carta OP, ma è meglio tenerla in considerazione perché in qualche mazzo dove si castano un bel po' di spell potrebbe dire la sua. Leggendario neutrale Barista Lingchen, 5 mana 4-5, Battlecry, aggiunge una copia di qualsiasi minion con Battlecry che hai sul terreno, non è specificato ma intende sul terreno, alla tua mano. Praticamente è una Zola de Gorgon, solo che invece di targettare un minion qualsiasi targetterà tutti i tuoi Battlecry che sono sul terreno. Carino per un po' Gopper, molti dicevano Shadowrock Shaman. No, vi spiego subito perché manca sempre la possibilità di spawnare più copie di Shadowrock, quindi non è possibile aggiungersela alla mano.
Semplice, semplice. Carta caruccia, che come vi dicevo in un mazzo pogo, in un mazzo pure dove ci sono tanti lucky, forse aggiungere più copie in mano potrebbe tornare utile. Leggendaria caruccia, ma non eclatante. The Boom River, leggendaria del Warrior, 10 mana 7-9, Mech, 10 mana. Battle Cry, summona una copia di un tuo minion dal mazzo, dagli Rush, sempre meccanica Recruit Warrior. Che dire, ha lo stesso problema della spell che vi ho fatto vedere prima. Volete buildarvi un mazzo gigante per poter giocare questi tipi di carte e molte volte si incartano, che è una meraviglia. La cosa positiva di questa carta, l'unico che riesco a vedere è che è un mech, quindi discoverabile da Omega Assembly e da Boom. E può calare, la calate con Rush quando c'è Boom giù. Solamente quello. Per il resto non sono tanto convinto per quanto riguarda questo Big Warrior con i Recruit. Spell del... stiamo andando per ordine, vero? Non vorrei che mi facesse saltare, sì. Spell del mago, 3 mana, Conjurer's Calling, Twin Spell, distrugge un minion, summonane due copie dello stesso costo per rimpiazzarlo. Come funziona? Targetate un minion vostro dell'avversario, lo distruggete e summonate due minion dello stesso costo. Con Khadgar summonate 4 minion. C'è qualche combo simpatica dietro. Non è una carta brutta, non è una carta così tanto sbagliata come dicono in tanti. Sta qua è la classica carta che forse ha turno 4 calate Giant, turno dopo traddate, turno... E lo stesso turno giocate Khadgar più questa, ma facciamo senza Khadgar. Giocate questa sul vostro Giant, su un altri due Giant perché a 12 mana solamente quello c'è. Quindi per cose del genere potrebbe tornare caruccia come cosa. Carta carina, sì. Non così sgravata come dicono in tanti, ma giocabile. Potion Vendor, 1 mana 1-1, Battlecry, ristora 2 di vita a tutti i tuoi minion e personaggio. Scusate, praticamente hanno rimpiazzato il 3-3 che curava 2 a tutto. Questa carta qua non è per niente malvagia, per 1 mana può curare parecchio. Ironicamente questa è la carta che poteva mancare per il Druid. Ironicamente questa carta qua cura parecchio, quindi abilitando parecchie carte. E che dire... Heal Zulok non penso sarà più una cosa perché ruotano via troppe carte. Forse in qualche Priest con... come si chiama? Piromante, curare con tutto quando hai la... come si chiama? Una Norcia giù per scalare parecchie carte. Potrebbe tenere qualcosa. Comunque non è una carta da non considerare questa. Per il costo che ha, cura 2 a tutto e tanta roba. Dalaran Librarian. 2 mana 2-3, Battlecry, silenzia 2 minion adiacente ad essa. A vederla così dite, fa schifo, in realtà no. La carta non è per niente malvagia, per far vedere subito le carte con cui andare a sinergizzare. Arcane Watcher, 3 mana 5-6, stat della madonna. Non può attaccare a meno che non hai dello spell damage. O, come in tal caso ho fatto vedere, lo silenziate. Bene, se ci sono un bel po' di carte che silenziano in questa espansione, questa qua è una carta di quelle da silenziare. 3 mana 5-6 come statistiche sono enormi. Quindi con le carte che farò vedere dopo farò vedere che Silence Priest è una possibilità che possa tornare. Sempre del Priest, 4 mana, 4-7, stat della madonna, Enchclan Shadequill, Detractor, restaura 5 di vita al tuo avversario. Praticamente è uno Yeti che hanno preso uno Zombie Chow, ce l'hanno buttato sopra, ci hanno aggiunto 2 di vita e il Detractor è meno fastidio di quello che sembra. Tutti giocavano Zombie Chow nei control. Il semplice fatto che comunque era un 2-3, restaurare 5 di vita al tuo avversario non ti interessava, ti interessava controllare tutto. Per giunta 4 mana, 4-7, la maggior parte delle volte potete tirarci sopra un Divine. Come si chiama? Un Divine Spirit Inner Fire e picchiare come disgraziati. Quindi, gran bella carta anche questa per il Priest. Andando avanti, altra carta per il Priest, secondo me molto bella: 5 mana, 2-6, Convincing Infiltrator. È una rara Taunt, Death Rattle, distrugge un random enemy minion. Obsidian Statue senza Lifesteal e senza essere un 4-8. Non male per niente. Taunt rende questa carta qua molto più forte perché non la posso ignorare. Tipo Antera Spider Bomb, molte volte con la Spider Bomb possono non considerartela andare magari face. Con questa carta qua sono obbligati a picchiartela e quindi la maggior parte di volte può andare a killare un minion che deve ancora attaccare. Quindi gran carta per il Priest. 6 di vita non sono per niente male. Quindi... Priest ovunque immagino in questa espansione.
Waggle Peak, carta epica del Rogue, 4 mana 4-2, True Silver Stat. Detrattolo, ritorna un random friendly minion alla tua mano e costa 2 in meno. È uno Shadow Step buttato su una True Silver che non cura. L'effetto non è male, il problema del Rogue è che non ha tutte queste gran cure e con quest'arma qua andare a picchiare minion vuol dire farsi parecchi danni. Quindi che dire, non è male, ma non so quanto gioco possa vedere considerando che non ci sono praticamente cure per Rogue. Però l'effetto è buono. Unsleeping Soul, parlando di Silence, 4 mana, silenzia un random friendly minion, no scusate, silenzia un tuo minion e summona una copia di esso. Quindi avete la statua 5-6 giù, ci buttate sopra questa per 4 mana, silenziate la vostra statua che potrà attaccare e summonerete un altro 5-6 che potrà attaccare in seguito. Penso che Silent Priest sarà un mazzo giocato parecchio, questa carta qua sarà molto probabilmente giocata dentro. Bella carta. Soldier of Fortune, 4 mana 5-6, quando questo mini attacca dai un coin all'avversario. Tipo la Blizzard ha fatto vedere questa carta giocata in un Silence Priest, ma onestamente non mi convince assai. Ci sono delle carte migliori da giocare in Silence Priest. Questa qua mi sa tanto più di filler card. Certo, mi ha levato tutto. Proud Defender, 4 mana 2-6, Taunt, ha 2 in più d'attacco quando non hai altri minion giù. Questa qua è la sostituzione più scarsa del Tar Creeper. Perché più scarsa? Perché il Tar Creeper per 3 mana è un 3-5, che non è da dormirci sopra, ed è sempre un 3-5. E sta qua di positivo ha che ha più 2 attacco anche nel tuo turno, quindi con questa puoi picchiare e fa effettivamente 4 di danno. Questa è l'unica cosa differente dal Tar Creeper. Al downside che come è calato un minion diventa un 2. Però col fatto che il Tar Creeper se n'è andato via, penso che questa carta qua possa vedere facilmente gioco nei mazzi che hanno bisogno di taunt per andare avanti nella partita. Inferno, spell del lock, rara, 3 mana, dai tuoi demoni prima d'attacco e fai un danno a tutti i minion avversari. Abbiamo visto che in questa espansione qua vogliono farci giocare il lock che cala tanti token, la maggior parte imp, che sono demoni. Con questa carta qua li buffate tutti e fate un danno all'avversario, ai vostri min all'avversario e in caso di mirror match magari andate anche a pulire. Non mi fa impazzire come carta, sono onesto, troppo sensazionale. Mana Reservoir, elementale, 2 mana 0-6, statistiche da madonna, spell damage più 1. Non è male, ma finché esiste Talnos non penso che nessun'altra carta possa vedere gioco di questo tipo. Magic Dart Frog, 2 mana 1-3, bestia. Dopo che hai castato una spell, fai un danno a un random enemy minion. Sto qua praticamente è il fratello più scarso di Flame Wakener. Se vi ricordate, Flame Wakener diceva ogni volta che casti una spell fai 2 danni all'avversario, minion o faccia. Questo qua può andare solo sui minion e fa soltanto un danno. Di certo non è una carta brutta, però è la classica carta che va giocata con spell che costano poco in modo da poterne castare più per turno, quindi giocato insieme al Mana Cyclone, mi pare che si chiama così, quello che per ogni spell castata ti aggiunge la mano delle random spell del mage. Però tanto situazionale, non è una brutta carta, però magari ha bisogno di qualche supporto in più in futuro. Magic Carpet, ciao Aladdin, 3 mana 1-6, dopo che giochi un minion che costa un mana, dagli più 1 d'attacco e rush. Innanzitutto 3 mana 1-6 come statistiche non sono male, come difficile da uccidere il turno stesso in cui viene calato. Mentre se in cui lato un minion è buono, 2 minion è ottimo, 3 minion superbo. Quindi in qualche token penso che questa carta qua possa dire la sua parecchio. Il problema, unica cosa, è bisogna vedere come saranno i vari token e zoo. Per ora non mi sembrano fantastici, anche token token druid non mi sembra così spettacolare. Vedremo. Mad Summoner, 6 mana 4-4, demone, scusate. Battle Cry, riempi il campo sia tuo che dell'avversario di Imp 1-1. Ironicamente fa combo con Inferno. I vostri Imp diventano dei 2-1 e killate tutti Imp dell'avversario. Per il resto stop. In realtà questa carta qua non è così stupida, vi spiego per un motivo. In caso succedesse che Resurrect Priest rimanga un mazzo forte con le due carte nuove che gli hanno dato, perché comunque Mass Resurrection e Katrina Muerte sono due carte forti,
e ne girassero troppi attorno, questa carta qua distrugge automaticamente quel mazzo perché gli riempite il campo di 1-1. E quando andrà a fare Mass Resurrection, che non resuscita minion diversi, ma resuscita anche lo stesso minion più volte, potrete andare a resuscitare quelli facendogli buttare via praticamente 9 di mana. Questa la possiamo usare come carta attach, diciamo. Quindi, in caso si trova meglio tenerla da parte. Jumbo Imp, il nuovo Giant, solo del lock. 10 mana, 8-8, cost demone, costa 1 in meno quando un tuo demone muore, quando questo è nella tua mano. A differenza di altri giganti, questo qua ha bisogno che sia in mano per funzionare. In realtà tutti i giganti hanno bisogno che siano in mano, però vabbè, sono dettagli. Quello è che un gigante che triggerava pian piano anche mentre era nel mazzo. Ah, l'Arcane Giant e il Frost Giant, giusto. Che in base a quanti hero power o spell avevate usato scendevano di mana. Questo qua deve essere in mano. Quindi la classica carta che va tenuta magari di inizio partita. Il punto è, bisogna vedere quante demone riuscite a spammare mentre questo è in mano. In caso si riuscite a farlo abbastanza in fretta, giocare a turno 4-5-1-8-8, come abbiamo visto dai Giant, può tornare una buona giocata. Però non mi convince, ci posso far niente. Kirin Tor Trickcaster, 4 mana 3 te, spell damage più 3. Le tue spell costano un mana in più. Allora, 3 mana in più sono tanti. Però finché c'è, come si chiama, il 4 mana 4-3 del mage che dà più 2 spell power senza il downside dell'1 in più di costo di mana, non penso che questa carta va possa vedere più di tanto gioco. Finché c'è quella carta là. Magari in un futuro, quando quella scompare, se non esce qualche altro spell power decente, potrebbe essere inserito da qualche parte. Però tanti sì e tanti ma. Tutto spell costa un mana in più e tanta roba. Sunriver War Mage, 5 mana, 4-4, Battle Cry. Se hai in mano una spell che costa 5 più, fa 4 danni. Fa 4 danni o un minion non faccia. Quindi mazzi big che giocano delle spell costose possono abusare di questa carta qua, che non è per niente malvagio. In tempo si giocava per 5 mana il Blackwing Descent, che era 5 mana, 5-4, faceva 3 danni. Questo qua è un 4-4, però fa un danno in più e ha la cosa che devi avere una spell costa 5 di più in mano. Non è per niente una brutta carta, penso che in qualche mazzo big con carte costose vedrà tranquillamente gioco, perché comunque di per sé è praticamente una removal. Acorn, come si chiama? Acorn Bearer, minion del druido, 1 mana 2-1, Death Rattle, aggiunge alla tua mano 2 squirrel, 2 scoiattoli 1-1. 1 mana, 2-1, statistiche buone, Death Rattle ti aggiunge 2 minion alla mano, che puoi calare il turno dopo. Token Druid, carta ottima. Sunriver Spy, 2 mana 2-3, Battle Cry, se controlli un secret guadagna più 1-1. Allora, abbiamo visto parecchi segreti. Cioè, abbiamo visto che ci sono delle carte svariate per paladino segreti adesso. Visto che questa carta qua, secondo me, è decente solo in quel mazzo. Partire turno 1 segreto, turno 2 questo, che è un 3-4, è tanta roba. Per giunta c'è un'altra carta che farò vedere dopo, che interagisce con i segreti, che potrebbe quasi rendere Secret Paladin un mazzo forse giocabile. Spero di sbagliarmi. Comunque la carta di per sé è molto molto forte. Ecco appunto, Mysterious Blade, carta del paladino, 2 mana, 2-2, Battle Cry, se controlli un segreto guadagna più uno d'attacco. Fieri War Axe, vi ricordate cosa è successo a Fieri War Axe quando era una 3-2 2 mana? È stata nerfata 3 mana. Quindi questa carta qua è una pre-nerf Fieri War Axe se avete un segreto in campo. E considerando che con questa carta, quella di prima, potete avere 2 turni 2 buoni, è quello che mi fa considerare che Secret Paladin potrebbe essere un mazzo che potrebbe dar fastidio come nuovo aggro. Carta veramente, veramente forte. Blessing of the Ancient, 3 mana, Twin Spell, dai ai tuoi minion più 1-1. Carta del druido. Questa carta qua ci fa rendere conto quanto Mark of the Lotus fosse forte. Mark of the Lotus, vi ricordate, era 1 mana che dava più 1-1 a tutti i tuoi minion. Questo ne costa 3, quindi è un peggior Power of the Wild, perché costa un mana in più. Ha la versatilità che ne potete utilizzare 2 con la stessa carta. Quindi, ahimè, in caso Token Druid sia un mazzo forte,
Penso che questa carta qua diventerà automaticamente un auto include nel mazzo. E comunque più uno a tutti, quando è il campo pieno di roba, fa comunque tanto. Scargill, leggendaria dello Shaman, come vi parlavo di Murloc. 4 mana, 4-4, i tuoi Murloc costano 1. Di per sé direte, vabbè, ma finché c'è sta carta così, non è che sia così tanto. Invece no, perché c'è questa carta. Underbelly Angler, 2 mana, 2-3, Murloc. Dopo che hai giocato un Murloc, aggiungi un random Murloc alla tua mano. In poche parole, ragazzi, se avete questa carta giù, giocate questa. E poi giocate un Murloc che costa 1 mana. Potete giocare tutti i Murloc che volete a 1 mana finché avete 10, finché avete mana disponibile. Quindi queste due carte qua assieme, insieme ad altre carte che sono uscite, penso che renderanno Murloc Shaman giocabile e fastidioso. Spero di sbagliare, ma ho paura che non mi sbaglierò per questo. Quindi carte ottime, veramente ottime. Parlando di Murloc, Soul of the Murloc, spell dello Shaman 2 mana, dà ai tuoi minion Death Rattle, summona dei Murloc 1-1. Praticamente hanno preso Soul of the Forest e l'hanno fatto diventare Soul of the Murloc, che costa 2 mana in meno e ha praticamente lo stesso effetto, solo che sono degli 1-1. Solo che per Shaman, cos'ha Shaman? Shaman ha quella piccola carta che si chiama Bloodlust, che tutto sommato è più sgravata per certi versi di Savage Roar, anche se non ha tutte le carte per buffare i tuoi minion. Però questi sono Murloc, quindi vengono buffati da svariate carte per i Murloc, tipo il War Leader o il Cold Light Seer, mi pare che si chiama, quello che dà più 2 di vita a tutti i tuoi Murloc. Quindi, come vi dicevo, Murloc Shaman. Per me c'è ancora un'altra carta, non so se è dopo. Mutate, vabbè, non è questa, però già che ce ne la revisiamo. 0 mana, trasforma un tuo minion in un minion random che costa 1 mana in più. Evolve, che costa 0 e lo fai una volta sola. Come vi ho detto in passato, le carte a 0 mana non vanno mai snobbate, possono sempre vedere gioco in qualcosa, tipo Auction Hero, roba varia. Di per sé non è una carta fortissima, però messa in combo con qualcos'altro, forse potrebbe fare qualcosa di decente. Vedremo. Rapid Fire, Twin Spell dell'Hunter, 1 mana, fai un danno. Di per sé questa carta qua non è male, consideriamo che Candle Shot se ne va via, quindi non avremo più la possibilità in Hunter di fare quel danno al minion per killarlo. Con questa carta qua possiamo fare quel danno preciso e avere un altro danno in mano da fare su qualcos'altro in futuro. Poi abbiamo visto la leggendaria dell'Hunter che ci equipaggia Toridal. Toridal, quando picchiamo, ci dà più 2 di spell damage quel turno. Questa qua può fare un danno, quindi diventano 3. Lo si può fare face, quindi face, si possono fare quindi per 2 danni se danni face all'avversario. È una possibilità. Safeguard. 6 mana, 4-5, Mech, Taunt. Death Rattle summona una 0-5 Vault Safe con Taunt. Vi ricordate Sludge Belcher? Ecco, questo qua praticamente è quello che ci fa capire quanto era sgravato Sludge Belcher. Sludge Belcher era 5 mana 3-5, quando schiattava summonava 1-2. Questo è un 6 mana per 1 in più d'attacco per summonare come Death Rattle un Taunt che è 0-5, che è tanta di vita, ma non ha quel punto di attacco che ironicamente, ragazzi, faceva il suo. Contro mazzi aggro, paladini, così. Fare quel 1 di danno al minion che la maggior parte delle volte lo killava era tanta roba. Il 0-5 è facilmente traddabile. C'è da dire che il Vault Safe anche esso è un mech. Quindi in caso vi rimane in vita ci potete cacciare Zilliax sopra per avere un 3-7 con Taunt, Divine Shield, Lifesteal e Rush. Probabilmente sarà giocato da qualche parte. Non è sgravatissimo, però è una bella carta. Ecco, parlando di Murloc, quello che vi dicevo prima, Toxifen, 1 mana, 1-2, Murloc, Battlecry, dai un tuo Murloc, Poisonous. Abbiamo anche la removal single target per Shaman, avete visto? Murloc Shaman. Fatemici bere sopra. Ci hanno lasciato i Murloc e sono tornati. Questa di bere è stata palesemente una scusa perché non volevo fermare video e doverlo poi, come si dice, tagliare, rifare perché mi viene da tossire. Comunque Toxifen, no, Toxfin, scusate, è dannatamente sgravo. Murloc, ragazzi, li rivedremo tornare. Ursatron, minion dell'Hunter, 3 mana 3-3, Mech. Death Rattle, pesco un Mech dal tuo mazzo. 3 mana 3-3, che aggiunge una carta dal mazzo ed è un Mech. Direi che sia più che buona.
come dicevo prima, Death Rattle Mech Hunter potrebbe essere un mazzo veramente buono. Questo è Mech, quindi penso che sia più naturale reputarla una buona carta. Per giunta va a pescare una cosa specifica dal mazzo. Oh boy, Death Rattle Hunter, continuiamo a vederlo. Arcane Fletcher, 4 mana 3-3. Quando giochi un minion che costa un mana, pesca una spell dal tuo mazzo. Turno second Spring Paw, pescate due spell e summonate un 3-3 e 2-1-1 con Rush. Non è male come combo, ma per Hunter non mi fa impazzire. Soprattutto con una nuova rotazione. Arcane Servant, 2 mana 2-3 elementale. Gli elementali abbiamo visto che siano stati via praticamente tutti con un Goro, quindi non ci sto neanche fermando troppo sopra, non ci interessa. Azzerite Elemental, 5 mana, 2-7 elementale, all'inizio del tuo turno guadagna più 2 di spell damage. Troppo situazionale. Ok che 7 di vita sono tanti, però per avere un più 2 di spell damage piuttosto... Non so in che mazzo volete giocarlo, ma sicuramente si può trovare dell'altro. Non mi fa impazzire. Burly Shovel Fist, 9 mana, 9 mana, Rush, Arena. Dalaran Crusader, 5 mana, 5-4, Divine Shield, Arena. Daring Escape, Spell the Rogue, 1 mana, ritorna tutti i tuoi minion in mano. Praticamente è Shadow Step solo per i tuoi minion che costa... Non Shadow Step, scusate. Banish per tutti i tuoi minion che costa soltanto un mana. Molte volte la gente giocava Vanish per far stare i minion... I miei propri minion in mano. Sgara, devi riuscire a parlare. Molti giocavano Vanish solo per farsi tornare in mano i propri minion per poterli rigiocare. Questo qua lo fa per un mana. E quindi in caso avete qualche battle cry che vi piace sfruttare, Poco Hopper. Anche se di Poco Hopper non mi fido. Questa carta qua direi che funziona perfettamente. Per giunta consideriamo la nuova leggendaria del Rogue, il Togwaggle. Potete fare turno 9. No, quanto costa quello? 6? Non mi ricordo quanto è costato Waggle. Vabbè, giocate Togwaggle, Lucky, giocate questa carta e ve li riprendete in mano. Cioè no, scusate, Lucky e poi Togwaggle, se no non funziona. Daring Escape li riprendete in mano e rigiocate dopo. Quindi in caso avete un mazzo dove vi serve risfruttare i Battle Cry o altri minion che avete, questa carta qua direi che è perfetta. Darkest Tower, spell epica del Warlock, 6 mana. Distruggi tutti i minion e per ogni minion distrutto summona un random demone dal tuo mazzo. Non sarebbe brutta come carta. Peccato che tipo Void Lord se ne va via, Doomguard va in Hall of Fame, il 4-5 fondano tutti se ne va via. Quindi prossima carta. Rip. Dove ero arrivato? Eccentric Scribe, 6 mana, 6-4, Death Rattle summona 4-1-1 Vengeful Scroll, Arena. Faceless Rager, 3 mana 5-1, Battle Cry, copia la vita di un tuo minion. Questa carta qua penso che in Silent Priest sia dannatamente sgravata. Per il semplice fatto che turno 2 Ancient Watcher, 4-5. Molte volte l'Ancient Watcher non ve lo considerano di striscio. Turno dopo Faceless Rager, boom, 5-5 per 3 mana. Secondo me è una carta che... è da tenere sott'occhio. Oppure la nuova comune del Priest, non mi ricordo cos'è, il 4-7 che ridà 5 vita dell'otto. 4-7, turno dopo ci cacciate questo qua sopra e diventa un 5-7 per 3 mana. Secondo me è altamente sgravata. Una delle migliori comuni neutrali dell'espansione questa. Flightmaster, 3 mana 3-4, Battle Crest, summona un 2-2 grifone per entrambi i giocatori. Non sarebbe una brutta carta solo ed esclusivamente se Oddrog fosse ancora qualcosa. Perché potreste killare il grifone e summonate all'avversario immediatamente. Così facendo, più che carta d'arena, non riesco a vederla. Henchklung Sneak, 3 mana, 3-3, Stealth. Non è male lo Stealth, anche se per 3 mana abbiamo già un 4-2 la tigre, la pantera, quello che è. Penso che questo qua sia soltanto per arena. Heroic Innkeeper, 8 mana 4-4, Taunt Battle Cry, guadagna più 2 per ogni minion che controlli. Allora,
Se avete solo un minion fa schifo, solamente due minion fa schifo perché è un Iron Bar che Iron Bar non ha giocato. Avete tre minion almeno, 10-10 countdown, può essere buono. Forse in un token druid dove spamma tanti token, avere magari, che ne so, un... quanto da più 6? No, se avete ne da più 12. Quindi con 6 minion giù diventerebbe un 16-16 countdown. Come dicevo, forse in un token potrebbe fare qualcosa, ma più che in arena non penso che possa vedere gioco. Hunting Party, 5 mana, copia tutte le tue bestie nella tua mano. Meme, avete ondasta in mano, attivate, copiate ondasta. Ne attivate un'altra, un'altra, due ondasta copiate in mano. Tu dopo calate ondasta, picchia, entra in ondasta, picchia, entra ondasta, picchia, entra ondasta, picchia. Avete tanti 7-7, fanta combo, andiamo avanti. Portal Keeper, 4 mana, 5-2, statistiche pessime, Battle Cry, summona 3 portali nel tuo mazzo. Quando pescati, summonano dei demoni 2-2 con Rush. Praticamente hanno preso il Faldorai Strayer, gli hanno tagliato le gambe e gli hanno fatti diventare dei 2-2 con Rush demoni. Questo non so quanto possa vedere il gioco. Questo, invece, stesso identico effetto, shuffla 3 portali nel mazzo quando pescati, calano dei 2-2 con Rush. Perlomeno un 6 mana 5-6, sempre demone, che non è come statistiche ottime, però è giocabile, diciamo. Bisogna vedere in che tipo di mazzo è giocabile, però. L'unico mazzo che attualmente mi viene in mente che possa essere forse giocato è il... come si chiama? Plot Twist... quello, Plot Twist Warlock. In altri mazzi forse in Warlock con i classici Miracle, forse... Non è stupida. Questa non mi piace per niente. Questa invece è già giocabile. Recurring Villain. 5 mana, 3 side, trattolo. Se questo mina 4 in più di vita, risummonalo. Dargli più uno di vita non è così difficile. Ironicamente. Se voi avete questa carta giù e avete in campo anche un... come si chiama? Un Red Leader... oppure uno Stormwind Champion, questa carta qua torna all'infinito in vita. Però, come vi dicevo, sono tante fantacombo. Da provare sicuramente, però penso che questo qua... In realtà, ragazzi, ho detto una cazzata perché pensavo avesse Taunt e non a Taunt. Quindi fate conto che quello che ho detto non è come se non esistesse. Però diciamo che buffarlo di uno d'attacco non è così difficile, quindi magari è anche sfruttabile, però mi sa troppo di meme anche questo. Spellbook Binder, 2 mana 3-2, Battle Cry, 6 spell damage, pesca una carta. Allora, il pescare carte non va mai sottovalutato, anche se non vedo un mazzo full spell damage funzionare. Quindi, magari in futuro. Sweeping Strike, carta del Warrior, 2 mana, dai a un tuo minion l'abilità di fare danni anche ai minion adiacenti del minion che picchia. Non è una carta stupida, soprattutto i primi tempi la gente dovrà imparare a giocarci attorno. Come detto da Creep, giocate... Come si chiama più la leggendaria? Di Rastakhan Rumble. Akali de Rhino. Giocate quello, ci fate Sweeping Strike e killate 3 minion, pescate 3 Rush minion dal mazzo, gli date più 5 per un totale di più 15 statistiche. Quella è una fanta combo, però... Anche questa è una cosa che può essere utilizzata molto bene, ad esempio, con, che ne so, una volta che avete il boom giù, calate un minion con Rush, ci cagate sopra questa e traddate la board in maniera molto efficiente. Carta molto buona a mio giudizio. Tunnel Blaster, 7 mana, 3-7, Taunt, Death Rattle, fa 3 danni a tutti i minion. Allora, un tempo... Se vi ricordate c'era Chilmow era un drago 6 mana, 6-6 se non ricordo male, che quando schiattava, se avevate un drago in mano, faceva 3 danni a tutti. Questo fa 3 danni a prescindere, ed è un 3-7. Primordial Drake è scomparso. Se per caso Token Druid diventasse un mazzo forte e giocato, questa carta qua è una buona counter. Sì, a parte quello... Underbelly Use, 7 mana 3-5, quando questo minion sopravvive al danno, summonano una copia. Tutti hanno detto, Green Patron è tornato!
No, perché questa carta qua non dice summon un'altra Underbelly Woods, summon una copia. Quindi se mi picchiate questa qua, mi ci fate 4 danni sopra, esempio, spawnerà una copia 3-1, non un'altra copia 3-5. Quindi è il fratello molto più scarso del Green Patron. C'è da dire che questa carta qua, in caso fosse buffata, sarebbe tanta roba. Peccato che uno dei buff migliori è quello cacciarci, che era il Spike G-Steeds, si è ruotato in standard, cioè è ruotato in wild, quindi ha perso tutto il valore questa carta. Vicious Scraphound, 2 mana 2-2, Mech del Warrior. Quando questo minion fa danno, guadagna tanto equivalente di armor. Onestamente, finché c'è il, come si chiama, l'1 mana 1-3 del Warrior sempre, che quando subisce danno guadagna 2 di armor, non ha penso che abbia più di tanto senso giocare questa carta. Certo, magari discoverata da Omega Assembly oppure da Hero Power di Boom, messa in, come si dice, mi viene a dire mergiata, ma non è mergiata, magnetizzata, ecco, con un altro minion potrebbe diventare quasi decente, ma così di per sé, secondo me, abbastanza inutile. Violet Spellsword, 4 mana 1-6, Battlecry, guadagna più 1 d'attacco per ogni spell che è nella tua mano. Per essere buono dovresti avere meno 3 spell in mano, che sarebbe un 4-6, ma per giocare una carta del genere tanto vale giocare Twilight Drake, che esce con 4 d'attacco e la maggior parte di volte ha 6 o 7 di vita, quindi. Violet Warden, 6 mana 4-7, Taunt Spell Damage più 1. Archmage, se vi ricordate, è un 6 mana 4-7 con spell damage. Qua è un, come si chiama, un power creep, gli è andato taunt. Ma non penso che soltanto l'abilità taunt lo possa rendere migliore e giocabile in formato competitivo. Ah, sveglia! Whirlwind Tempest, 8 mana 6-6, elementale. I tuoi minion con Wind Fury hanno mega Wind Fury, quindi attaccano 4 volte se hanno Wind Fury. Allora, è fottutamente costoso. Però, c'è un però, mettete che voi in campo avete un minion che ad esempio ha 4 d'attacco, non voglio esagerare, 4 d'attacco. Usate la spell dello Shaman che dà Wind Fury, calate questo, quel minion farà 4, 8, 12, 16 danni da solo, perché attacca 4 volte. Se, e dico se per sbaglio volete fare una Fanta Combo, avete il vostro minion con 4 attacchi in campo, ok? Eureka, summonate questo dalla mano. Rockbitter Wind Fury sul minion, quello diventa un 7 d'attacco, sono 7, 14, 21, 28. Fantacombo, sono delle fantacombo però. Su queste fantacombo è meglio non dormirci mai sopra, perché quando ci perdiamo poi finiamo su Trollden. So già che mi capiterà. E ultima carta, Witch's Brew, 2 mana, restaura 4 di vita, ripetibile questo turno. Allora, praticamente è la meccanica eco, ragazzi. Solo che hanno deciso di togliere la chiave eco, perché la maggior parte non leggono il tooltip delle carte. E quindi hanno messo ripetibile questo turno. È più capibile per loro. Allora, consideriamo che, come si chiama? Healing Rain se ne va via. Ruota in wild. Questa qua potrebbe essere l'unica cura decente per Shaman che gli rimane. A turno 10 questa carta qua vi fa recuperare 20 di vita. In caso giocate Kragua, giocate 5 volte questa carta qua, il turno dopo ne riprendete 5 in mano, quindi potete curare di altre 100 di vita. Non è stupido. Quindi in caso giocate un Control Shaman che ha bisogno di cure, direi che questa carta qua sia più che giocata. E nulla ragazzi, con questo abbiamo detto tutte le ultime carte che rimanevano. Ci ho messo 40 minuti, pensavo di metterci addirittura di più. E che dire, ci sono un po' di carte belle a mio giudizio in questa espansione. Oramai giocheremo a breve. Per giunta, a giorno che è uscito questo video qua, ci sarà già stata regalata la leggendaria nuova, ovvero, come si chiama questa? Vargath, mi pare che si chiama. L'Archmage Vargoth, scusate. Provo a farci qualche mazzo sopra e portarvelo prima che esca l'espansione. Comunque ragazzi, non vedo che esca l'espansione, così giochiamo roba nuova. Spero che sia un Hearthstone migliore rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi periodi, che secondo me faceva veramente pena. Quindi nulla, io ora vi saluto perché ho male alla gola. Non riesco più a parlare, ve lo giuro, ho parlato troppo, ho bisogno di andare a bere un po' d'acqua. Sono
ne ho bisogno, quindi grazie per avermi seguito anche oggi, ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, spolliciate, iscrivetevi al canale attivando la campanella e scrivetemi sotto quali sono le carte che vi sono piaciute di più in questa espansione, almeno attualmente a quello che avete visto. E come vi dico sempre, ragazzi, alla fine di ogni video ci vediamo domani per un altro video. A domani, ragazzi. Ciao ciao.